Ben ritrovati a tutti, cari amiche e cari amici di Yello Motori, e grazie per esservi sintonizzati per seguire una nuova puntata della nostra trasmissione, che vi promettiamo sarà ricca come sempre di anteprime, di prove e di molto altro, vero Mattia? Speriamo che sia così, speriamo che si diverta anche il nostro pubblico come ci siamo divertiti noi. Esatto, ci siamo divertiti intanto a provare la nuova pick-up Ford Ranger Raptor. Sì, che è la variante ad alte prestazioni. Se posso fare una riflessione, ormai mi prendo questo tempo, io ero tra quelli che pensava che in Europa non avrebbero avuto grande successo questo tipo di modelli, che sono molto americani, dove le strade sono più larghe e dove col pick-up si possono fare molte cose. Invece, per esempio, in Italia c'è un problema di immatricolazione e quindi anche molte limitazioni. In ogni caso, a quanto pare le vendite sono in crescita, e sono in crescita anche tra i clienti non professionali, per cui privati che decidono di guidare un pick-up. Sarà interessante vedere quanto crescerà ancora. Per dire, però, Fiat ritirerà il suo Fullback e a quanto pare anche Mercedes ritirerà la sua classe X. Ford Ranger Raptor. Salite al volante di un Ford Ranger Raptor e mettetevi sulla linea di partenza della Baja 1000, il rally raid della Bassa California, dove per vincere occorre essere i più veloci di tutti nel divorare 1000 miglia di distesa desertica tutta sabbia, salti e rocce. Ecco, se dipendesse solo dall'auto potreste avere un'altissima probabilità di arrivare primi, come hanno fatto appunto i piloti Ford 8 volte nelle ultime 11 edizioni. D'altronde Ford con i pick-up ci sa fare. L'F-150 è il veicolo più venduto negli Stati Uniti, mentre l'identico Ranger copre in Europa il 32% del mercato dei fuoristrada con il cassone. Ora la gamma si amplia con l'arrivo del Raptor, declinazione sfiziosa e un po' di nicchia, soprattutto in Italia, dove la normativa, incomprensibile unicum europeo, prevede l'esclusiva immatricolazione dei pick-up come autocarri. Chiaramente in Italia ha un uso limitato, perché può essere usato come mezzo da lavoro, però questo non toglie che, per esempio, ci sono quei clienti che, già lo stiamo riscontrando, che anche per esigenze puramente lavorative non vogliono rinunciare ad avere un mezzo che sia divertente da guidare, che abbia delle performance particolari, quali il Ranger Raptor. Peccato, perché il Raptor è proprio un mezzo per divertirsi e per farsi vedere. Enorme logo Ford sul frontale, carreggiate allargate, pedane laterali in lega. A mezzo esagerato non corrisponde però un motore dalla cilindrata pazzesca come ci si potrebbe aspettare. A muoverlo agilmente sui fondi difficili bastano i 500 Nm e i 213 cavalli del suo 2000 EcoBlue, gestito da un automatico a 10 rapporti. Trazione ovviamente integrale, con tre modalità settabili, 2WD, 4WD e ridotte. A corredo, pneumatici BF Goodrich con battistrada allargato e diametro maggiorato, sospensioni concepite ad hoc e telaio rinforzato. Nel percorso di media difficoltà che abbiamo affrontato, la Raptor non ha mai esitato, anche grazie alla possibilità di configurare nei punti più difficili un settaggio ridotte più blocco del differenziale centrale, capace di incrementare notevolmente la motricità. Il prezzo si parte da 50.900 euro, che con l'aggiunta dell'IVA fanno 62.851,60. Mettiamola così: chi lo acquisterà smetterà di vivere la fine del weekend come un evento triste e non vedrà l'ora di riaprire il box il lunedì mattina.
festa ad alte prestazioni qui a Misano Adriatica per la quarta edizione dell'AMG Performance Day, una festa per i clienti del marchio di Affalterbach. E quest'anno sul circuito Marco Simoncelli è dedicato a lui tre anteprime nazionali. La prima fresca appena arrivata dalla Germania, la 45S, e poi la Shooting Brake CLA 35. Facciamo una passeggiata, non dico milionaria, ma insomma da migliaia di euro in mezzo a tutte queste AMG. Questa è un'altra delle novità nazionali, la GLC 63S. E poi passeggiando appunto tra le AMG andiamo a scoprire anche la nuova CLS 53 in versione coupé. Qual è lo spettacolo di questo AMG Performance Day? Io sono rimasto sorpreso dall'età di chi lo frequenta. Io pensavo di trovarmi di fronte, ma forse dipende dalla mia età, di avere a che fare con della gente un po' in su con gli anni. Invece ho la sensazione di avere a che fare con i loro figli, che però mi dicono da Mercedes Italia sono in gran parte anche i proprietari, per cui l'operazione di svecchiamento da parte della casa con la stella è davvero importante, anche perché questi non sono modelli che costano propriamente poco, certo meno di quello che si potrebbe pensare, perché la scelta è stata quella di portare il marchio AMG fino alle macchine compatte, per cui si parte dai 47.300 euro della A e si arriva fino ai 218.000 della GTR Roadster. Poi per sognare si può arrivare anche alla AMG One, 275 esemplari alla modica cifra di 2.750.000 euro, chi non li ha, io adesso non ce li ho così in contanti, ma insomma si può fare. In ogni caso in Italia la richiesta era molto maggiore rispetto alla disponibilità, per cui già per quella potete solo sognare. E per chiudere sono in mezzo a due appartamenti che adesso vorrei verandati, visto che è ricominciato a piovere. Il facelift della GTS lo vedete dai fari, non vi dico il prezzo perché è già un bel appartamento, magari non in centro ma è importante. E poi la G63, il fuoristrada per eccellenza con la stella, qua naturalmente in versione AMG. Le potenze tra i 306 e i 639 cavalli, questa è l'offerta di AMG in Italia e non solo in Italia, con motori importanti da 8, 6 e anche 4 cilindri, ed è per questo forse che AMG è riuscita a conquistare i giovani. È venuto a trovarci oggi il mitico Giulio Marc d'Alberton, responsabile della comunicazione di Peugeot Italia. Peugeot apre una nuova era, cioè una macchina che è importantissima e fondamentale, è la bestseller, la 208, una macchina, una carrozzeria, diversi tipi di alimentazione. Tra un po' vedremo anche il servizio di Andrea Zagliani, ma parliamone, quanto vale per Peugeot questa macchina simbolo? Beh, è un modello, la 208, che fa parte della serie 2, uno dei modelli più di maggior successo della Casa del Leone nel corso degli anni, ma soprattutto è una vettura che apre le porte, passami quasi il termine, lo Stargate verso una nuova era. Una nuova era della mobilità, del concetto di automobile, perché per la prima volta in assoluto la 208 è disponibile con motorizzazioni benzina, diesel, ma anche 100% elettrica. Quindi chi vorrà guidare in maniera diversa, quindi con una propulsione 100% elettrica, non dovrà limitarsi o trovare comunque un compromesso a livello di design, di stile, di funzionalità e anche di piacere di guida. E il tuo piacere di guida al volante della variante elettrica? È un'esperienza unica, guidare un'auto elettrica è sempre un qualcosa di diverso, perché non ci sono rumori, non ci sono vibrazioni, non ci sono odori. Si ha un concetto di fisica totalmente diverso, perché hai l'azione e reazione, premi l'acceleratore e schizzi via nel traffico. È un'esperienza sicuramente che invito tutti a fare. Adesso vediamo cosa ci dice Andrea Zagliani e poi noi torniamo a parlarne. We'll be right back.
Ok, la nostra apertura di oggi è un po' insolita perché la stiamo facendo dall'abitacolo, ma c'è un perché. La nuova Peugeot 208 è pronta a rivoluzionare il segmento B, perché oltre a delle linee completamente nuove che attirano l'attenzione grazie a un frontale molto aggressivo e un posteriore decisamente fuori dagli schemi, la parte più interessante arriva proprio qui, all'interno dell'abitacolo, dove si ritrova l'iCockpit classico, tradizionale, che ormai è marchio di fabbrica di Peugeot, abbinato a un abitacolo completamente rivisto, oltre a una dotazione tecnologica veramente degna da una macchina premium. Perché? Perché oltre ad avere una strumentazione 3D, i sistemi di assistenza alla guida sono davvero tanti e numerosi, come le sue sorelle maggiori. La tecnologia ovviamente è d'ultimissimo grido, con Apple CarPlay e Android Auto di serie. E poi c'è l'ergonomia dei sedili, da prima classe. La gamma è la più articolata che si possa trovare su una categoria di questo tipo. Perché? Perché abbiamo sia il benzina, il diesel e l'elettrico. Tutte e tre le versioni saranno disponibili fin da subito, fin dal lancio. Quindi non resterà che l'imbarazzo della scelta. Dovete solo decidere in base alle vostre esigenze. Tra le tante tecnologie a disposizione, molto interessante è la doppia presa che sicuramente i giovani apprezzeranno, ovvero un USB tradizionale abbinata a una moderna USB-C. Poi c'è anche la ricarica wireless per i telefoni. Non meno importante poi è lo spazio a disposizione dietro, che è più che sufficiente per fare un viaggio in perfetta comodità. Durante il nostro primo contatto abbiamo avuto modo di testare tutte e tre le unità, benzina, diesel ed elettrica. Se il diesel può essere considerato da molti come il passato e l'elettrica il futuro, il modello benzina secondo noi rimane tuttora il compromesso più sensato per questa tipologia di vettura. La Peugeot 208 PureTech vanta un'elevata agilità, abbinata a una discreta dinamica di guida. Il tutto a fronte di consumi contenuti e un motore da 130 cavalli discretamente vivace. L'unico appunto riguarda la scelta di affiancare tale unità al cambio automatico EAT8. Indubbiamente si tratta di un comando dal comportamento impeccabile, ma in questo caso non esalta al meglio il motore quando si cerca una guida un po' vivace. Poco male, si può sempre optare per la versione con cambio manuale. Mancherebbe adesso solo questo dettaglio, che è il prezzo di questa 208, appunto declinata in tutte le versioni. Vuoi dirci qualcosa? In realtà no, perché come detto all'inizio, nuova Peugeot 208 rivoluziona il mondo dell'auto a livello tecnologico, ma anche nel rapporto che si ha con la vettura stessa. Non è più forse tempo di parlare di listini, l'abbiamo vissuto in prima persona magari nel mondo degli smartphone, della web TV, dove siamo stati abituati a parlare di costo di utilizzo mensile. Noi in Peugeot abbiamo voluto fare questo passo anche nel mondo dell'auto e proponiamo 208 con diverse formule di utilizzo, nel vero senso della parola, con il finanziamento e-move, che permette di avere la vettura ancora di proprietà, quindi intestata direttamente al cliente, con un costo di utilizzo mensile molto ridotto, con degli scaglioni di passaggio da una versione all'altra e anche a livello di allestimento molto chiari, molto facili anche da comprendere. Poi per chi volesse avere una 208 con tutti i servizi comprensivi, c'è la formula del noleggio. Il Free to Move è un marchio che conosciamo da qualche tempo, fa parte del gruppo PSA ed è il marchio che si occupa della mobilità per il gruppo. Free to Move ha messo a disposizione un piano chiaro, dedicato ai clienti italiani che vogliono utilizzare la vettura, anche qui con un costo mensile ben definito e soprattutto con assicurazione furto incendio compresa, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il bollo. Il cliente può quindi acquistare, o meglio, utilizzare una 208 con Free to Move Lease, scegliendola magari anche con alimentazione diesel, senza dover avere il problema della rivendita alla fine dell'utilizzo. Quindi insomma, bisogna passare in concessionario, fare due chiacchiere, capire il tipo di modello e poi vedere che contratto fare. Sì, assolutamente sì, è una cosa molto semplice, vogliamo appunto rivoluzionare anche l'approccio all'auto in questa direzione, quindi il nuovo 208 porta una novità anche in questo ambito. Tu sei arrivato oggi con una macchina strana, sulla quale adesso strana, nuova, perdonami, sulla quale ti vedremo anche fare la prova in giallo, la 3008 Anniversary. Che macchina è? Sì, è una macchina che ha avuto un grandissimo successo planetario. Pensate che ne sono stati venduti oltre 750.000 esemplari nel mondo.
Siamo a circa 65.000 unità vendute in Italia, è stata la prima SUV della storia a vincere il premio di auto dell'anno. Oggi si presenta in una serie limitata a 120 unità, si chiama 3008 Anniversary, e celebra appunto questo modello con una dotazione di serie ricchissima, tra cui spicca sicuramente la verniciatura opaca, per una vettura che rappresenta oggi il top della gamma, perché è abbinata al motore diesel Blue HD da 180 cavalli con il cambio automatico a 8 rapporti. E di questo è il prezzo? La vettura è già ordinabile in concessionaria e costa 46.380 euro. E chiaramente, come ho detto, è ricchissima di dotazioni, quindi sicuramente può essere ancora personalizzata, ma già così come messa è una vettura davvero molto appagante sia alla vista ma anche nell'utilizzo. Arriverà disponibile nelle concessionarie Peugeot nel corso del mese di novembre. Molto bene Giulio, ciao. Ciao anche da parte mia, e adesso è arrivato il momento della tua prova in giallo, però prima noi di Allomotori volevamo premiarti perché la prova in giallo della prima parte della stagione l'hai vinta tu. Ma va? Eh sì, con un tempo di 37.45 ti sei aggiudicato il primo posto, complimenti. Bene, grazie. E per premiarti vogliamo regalarti un corso di guida sicura. È vero, tu hai vinto, quindi hai dimostrato di saper guidare molto bene, però la sicurezza non è mai abbastanza. Beh, è un premio molto apprezzato che quasi quasi giro al mio collega Giorgio Contu di DS Automobile, quindi magari potrebbe servirgli, e grazie comunque a tutta la redazione di Yellow Motori. Esercizio dello slalom, fatto con un approccio corretto per l'uso delle mani al volante. Abbiamo tentennato un po' invece sulla sincronia con il gas, abbiamo un po' di difficoltà ad andare a rilasciare in maniera completa il gas, e al contrario invece avevamo un po' di fretta nell'andare a aprire il gas quando ancora lo sterzo non era ancora dritto, quindi qualche tentennamento, qualche indecisione in questo primo passaggio. Esercizio della piastra, perdita d'aderenza dell'asse posteriore, veramente molto buono il tempo di reazione, buona la rotazione volante, ahimè però le mani sono andate un po' a casaccio, non siamo riusciti a avere poi nel riallineamento il giusto controllo del volante, quindi abbiamo innescato un pendolo importante e ci ha fatto perdere direzionalità e tanto tempo. SUV compattissima e probabilmente una delle più economiche sul mercato. Si tratta della Mahindra CUV 100. L'ha provata per noi Monica Martini. Il piccolo CUV 100, che coniuga le qualità di un SUV con la praticità di una city car, è stato ora arricchito di dotazioni, soprattutto in termini di connettività e infotainment, che lo rendono ancora più completo e conveniente. E se look e prezzo della CUV 100 convincono, la piccola Mahindra supera brillantemente anche la prova su strada. Il nuovo motore benzina a tre cilindri guadagna 5 cavalli, abbastanza per rendere più brillante la piccola e leggera city car. D'altronde le sue doti vincenti sono agilità, maneggevolezza e compattezza, è lunga solo 3,70 m, visto che è la città il suo ambiente naturale.
piccolo SUV compatto indiano si rinnova e con lui anche il XUV 500, il SUV top di gamma Mahindra in Europa. Comfort e stabilità ora si sposano a interni di qualità superiore e a un look rivisto, ancora più accattivante. Il motore resta lo stesso e anche il carattere. Solida e spaziosa, è confortevole alla guida e grazie alla trazione che può essere anteriore o integrale si trova a suo agio anche nei percorsi in fuoristrada. Parliamo di veicoli commerciali, parliamo dei nuovi Renault Trafic e Master, due compagni di viaggio preziosissimi per chi con i van lavora. Quarta generazione per Renault Trafic e Master. I due van francesi raccolgono la loro importante eredità segnando al tempo stesso una decisa evoluzione e lo fanno grazie ad innovazioni nel design, nelle motorizzazioni e nella dotazione di bordo. Iniziamo il nostro giro con un Master furgone. Dentro e fuori il van si avvicina ancora di più al concetto di stile automobilistico, ottimizzata la zona di carico con nuova illuminazione interna LED e soglia rivisitata. Su strada Master è generoso in manovrabilità e dinamismo, merito del motore 2003 DCI che ora diventa al 100% twin turbo, con potenze che vanno da 130 a 180 cavalli, che è la più potente di sempre. Numerosi naturalmente i sistemi di assistenza alla guida, tra cui la visione posteriore anche in marcia e il controllo del mezzo in caso di vento laterale. Disponibile con trazione anteriore e posteriore, 4 lunghezze e 3 altezze, Master può essere non solo furgone ma anche pianale o telaio cabinato, allestibile e personalizzabile in base alle esigenze del cliente. È proposto anche in versione elettrica, prezzi a partire da 25.900 euro. Per il secondo giro ci mettiamo al volante di Trafic Space Class, elegante versione per il trasporto persone in configurazione 8 posti. Anche qui stesso discorso, design rinnovato con la firma luminosa C-Shape, interni spaziosi e funzionali. I motori 2000 sono i più potenti di sempre, anche qui, arrivando fino a 170 cavalli di potenza. Novità importante l'automatico a 6 marce EDC, che mette a frutto la tecnologia della doppia frizione, regalando un'andatura confortevole e prestazioni all'altezza delle richieste. Anche Trafic risponde in pieno al concetto di veicolo su misura per il cliente, proponendo due lunghezze, due altezze e oltre 100 versioni. Il listino parte da 24.330 euro. Bene, con questo abbiamo terminato. Mattia, direi che è stata una bella puntata, ci siamo divertiti anche col nostro ospite. Sì, speriamo che si sia divertito anche il pubblico a casa, che tra l'altro chissà magari qualcuno è stato anche qua in questa pista 100 guida sicura a Cissara, che offre diverse soluzioni e credo che quest'anno, in questo secondo ciclo di puntate, con questa nuova formula, diventi ancora più interessante per chi guida la macchina, perché guida la macchina sua e si cimenta con alcune prove che non sono così facili. E per il pubblico che ha la possibilità di vedere vetture di diverso tipo, insomma. Speriamo poi di vederne qualcuna anche di quelle che non si vede spessissimo in pista. Non mancheranno. Ora è davvero tutto, vi ringraziamo per averci seguiti in questa puntata, rimanete in contatto con noi, il nostro sito lo vedete in sovraimpressione, iallomotori.it, e soprattutto le nostre pagine social. Da parte nostra una buona serata, a presto!